Un grande interista come Evaristo Beccalossi, come giudica l'operazione Hernanes che ormai è addirittura d'arrivo? Credo che sia un ottimo giocatore. Il fatto che ci siamo mossi, sono contento, perché in questo momento c'era bisogno di un buon segnale. Hernanes è un giocatore che a me personalmente piace molto. Toir, insomma, ha capito che doveva fare una mossa di questo genere anche per cercare di scuotere un po' una piazza che cominciava ad essere parecchio delusa? Sì, prima di tutto vedere appunto un giocatore che andasse bene, di grande qualità, e Hernanes ha queste caratteristiche. Però è chiaro che Toir è venuto e la prima cosa con Moratti era di sistemare la società. In classifica siamo quinti. C'è da fare, da programmare entro 2 o 3 anni di portare l'Inter a certi livelli. Però credo che sia normale, quando finisca un ciclo, cercare di ricominciare un altro. Non vedevo questo grande allarmismo, anche perché secondo me ci sono squadre che magari sulla carta sono più forti di noi e sono dietro. Mazzarri come utilizzerà Hernanes? Ma questo non lo so, dipende da come giocherà, dipenderà se arriverà magari un'altra punta, non lo so. Però i giocatori di qualità vanno portati a casa, poi il ruolo chissà sa e lo fai giocare dove pensi che sia più determinante. A proposito di attaccanti, lo scambio Vucinic-Guarin era da farsi o no? È già una cosa vecchia, bisogna pensare al futuro. Però ecco, appunto, l'attaccante forse era un obiettivo prioritario? Sì, poteva essere un obiettivo prioritario, però c'avevi Guarin, è nata probabilmente male e non si è chiusa. Però mancano ancora un po' di ore e c'è spazio ancora per fare qualcosa. Quindi insomma, sull'attaccante ci speri fino alle 23? Non lo so, voi siete qua tutto il giorno, io ho passato 2 ore, ho finito e vado via adesso. Sì, però magari insomma un po' in cuor tuo da nerazzurro ci speri? No, io so quello che andiamo incontro in questi anni, che c'è da vedere chi è da Inter da qua alla fine del campionato, fare degli inserimenti, costruire una grande Inter, però non ero così preoccupato per quello che si diceva in giro.